Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti. Benvenuti a tutti. Qualche piccolo minuto per entrare in piattaforma. Mi dite voi quando cominciamo? Aspettiamo ancora un minuto? Sì, io comincerei comunque così abbiamo più. Cominciamo, esatto, così non rubiamo tempo poi agli interventi. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo molto contenti di proseguire con gli appuntamenti nell'ambito della Open Gov Week. Io sono Valentina Maria Donini e rappresento oggi il Forum per il Governo Aperto. Sono portavoce per le PA del Forum per il Governo Aperto, che è questo organo costituito ormai nel 2022 nel primo mandato, adesso recentemente rinnovato per un secondo mandato, che rappresenta la governance della community di OGP Italia. E vi porto i saluti di Sabina Bellotti, il punto di contatto di OGP Italia, che arriverà fra poco e si collegherà successivamente, trattenuta per un impegno istituzionale. E questo evento di oggi si inserisce quindi nelle iniziative che il DFP promuove nell'ambito della Open Gov Week, che è una best practice italiana. Ci piace ricordare questo, che la Open Gov Week è stata inventata, diciamo, nel 2017 e successivamente ha ricevuto un endorsement da OGP International e quindi viene poi praticata in contemporanea nel mondo, in tutti i paesi aderenti all'Open Government Partnership. È un modo per avvicinare i temi del governo aperto anche a chi non è abituato a trattarli, e sappiamo come questo sia fondamentale, soprattutto in un momento come quello attuale e presente. Il webinar di oggi rappresenta non solo una presentazione, ma anche un po' un esito dei primi lavori che si sono svolti in quest'ultimo mese nell'ambito del processo di co-creazione del prossimo sesto piano d'azione nazionale per il governo aperto. Come voi sapete, le azioni per il governo aperto funzionano attraverso questi piani nazionali che hanno una durata biennale e che mirano a realizzare degli obiettivi concreti. Si è appena concluso il quinto piano d'azione nazionale per il governo aperto e possiamo dire che siamo abbastanza soddisfatti per gli obiettivi raggiunti. Si tratta di impegni sicuramente molto importanti, ma al di là dell'impegno, quello che è anche molto importante è il metodo con il quale si arriva al raggiungimento dell'obiettivo. E il metodo è proprio il metodo Open Gov, cioè una sinergia costruttiva tra governi e società civile. E questo è un punto, diciamo, di partenza fondamentale per tutte le attività che poi continueremo a svolgere anche in futuro, anche per il prossimo sesto piano d'azione. Io non voglio rubare altro tempo, ma do subito la parola a Massimo Di Rienzo, che ci presenta, ecco, il programma della giornata di oggi, anche i relatori che ringrazio per essere qui con noi oggi. Sì, grazie, grazie Valentina. Io condivido velocemente le slide, vi saluto con affetto. Insomma, ecco qua. Grazie soprattutto per partecipare a questo incontro. Allora, il tema delle competenze per il governo aperto è un tema, insomma, che a molti potrebbe sembrare una novità, insomma, ma in realtà noi ne parliamo da parecchio tempo. Insieme alla dottoressa Donini, chi ha partecipato all'attuazione del quinto piano d'azione nazionale per il governo aperto, che si è concluso recentemente a dicembre, è un tema che è rimasto un po' sullo sfondo, no?
Nel senso che gran parte delle azioni del quinto piano, soprattutto nel campo dell'integrità, dove appartengo io e anche la dottoressa Donini, hanno mirato soprattutto a una creazione di piattaforme di dialogo. Per esempio, la SNA ha messo in piedi una comunità di pratica dei responsabili della prevenzione della corruzione e ANAC ha messo in piedi una task force interistituzionale con la partecipazione della società civile. Queste piattaforme ovviamente ci servono adesso. Adesso abbiamo la possibilità, perché abbiamo proprio le piattaforme, gli strumenti per mettere in piedi invece una vera azione, iniziativa importante sul tema delle competenze per il governo aperto. Queste competenze, che potrebbero sembrare a volte misteriose, insomma, che significa? Agire nello spirito del governo aperto, e soprattutto chi deve agire nello spirito del governo aperto. Allora, la prima cosa che ci viene in mente è i politici, gli amministratori locali, i funzionari pubblici, i dirigenti pubblici devono agire con questo spirito. Ma, per esempio, una delle grosse intuizioni che questo percorso di creazione del sesto NAP ci sta mostrando è che invece dobbiamo pensare non solo ai decisori pubblici, ma anche, per esempio, ai cittadini e alle organizzazioni della società civile. Quindi, come vedete, le competenze sono un po' a 360 gradi, nel senso che è chiaro che le competenze devono essere in capo ai decisori pubblici, perché poi ci dirà anche la dottoressa Donini, il governo aperto alla fine è un metodo, è uno stile di leadership. Però diciamo, dobbiamo cominciare a immaginare queste competenze e a crearle anche a livello della società civile e della cittadinanza. Oggi vedremo proprio, grazie ai nostri relatori che ringrazio, come queste due declinazioni sono assolutamente compatibili e devono essere sviluppate allo stesso modo, con la stessa intensità. Ok? Siccome le competenze del governo aperto è un argomento che potrebbe essere piuttosto sconfinato, nel senso che potrebbe prendere veramente delle ore per parlarne, allora per semplificare un po', io utilizzo questa visualizzazione che è un po' una specie di asse in cui intravediamo delle coordinate all'interno delle quali possiamo cominciare a collocare queste competenze per il governo aperto. Prima di tutto c'è un asse verticale, vedete, di cui ho parlato proprio adesso, cioè chi deve assumere queste competenze? Sicuramente i decisori pubblici, però anche a livello della cittadinanza e l'organizzazione della società civile. E, diciamo, è quello più noto, più sviluppato come livello di cognitivo, insomma. È un po' meno sviluppato, molto più anche interessante, se vogliamo, come sviluppo nel futuro, è l'asse orizzontale, cioè, ma quando si cominciano a trasferire queste competenze? Perché è pensiero comune anche con la professoressa Donnini, spesso ne parliamo, quando noi facciamo formazione sui temi dell'integrità, quando ci troviamo di fronte funzionari e dirigenti pubblici, la cui media di età è circa 50, adesso non so tu Valentina, ma io mi trovo appunto a una media abbastanza Anche alta, più, anche più. forse arriviamo troppo tardi, no? Questa è un po' l'idea che forse bisogna cominciare a ragionare di trasferire queste competenze un po' prima. E allora qui il mondo dell'educazione, il mondo della scuola ci viene sicuramente in aiuto. Però che significa promuovere competenze per il governo aperto in tenera età? Significa parlare di leggi, di obblighi, di normativa? Probabilmente no. E qui entra in scena il terzo asse, che è quello un pochino più sconosciuto, diciamocelo così, è la metodologia di apprendimento, perché purtroppo in Italia la formazione, lo sviluppo di competenze paga un po' il prezzo di una formazione ancora molto legata a schemi, come dire, piuttosto canonici, il trasferimento verticale da un docente a colui che apprende, con metodi spesso molto formali, quindi la formazione classica, l'aggiornamento professionale. Invece le competenze per il governo aperto probabilmente meritano e necessitano di metodologie di apprendimento molto, molto più sofisticate. E su questo un pochino stiamo provando a lavorare. Il lavoro fatto col quinto piano d'azione nazionale ci ha permesso di cominciare ad esplorare alcune di queste dimensioni.
per esempio con la comunità di pratica della scuola nazionale abbiamo fatto un grosso lavoro, soprattutto la dottoressa Donini ha fatto un grosso lavoro su alcuni di questi ambiti. Oggi ne affrontiamo uno in particolare di questi che però non abbiamo affrontato nel Quinto NAP se non marginalmente in un incontro, mi sembra, però è uno degli argomenti su cui vogliamo puntare maggiormente nel prossimo ciclo, che è le competenze per la gestione dei beni confiscati e dall'altra parte le competenze, vedete, in basso di monitoraggio civico rispetto alla gestione dei beni confiscati. Perché i beni confiscati sono così importanti nel governo aperto? Uno dei pilastri è l'integrità, no? E l'integrità ha molto a che fare con cosiddetto asset recovery, no? Dovete immaginare che open government a livello internazionale non fa queste, come dire, queste limitazioni, non ha questi confini di riferimento, per esempio, all'anticorruzione, diverso dall'antiriciclaggio, diverso dall'antifrode, diverso dalla gestione dei beni confiscati. Mette un po' insieme tutti questi elementi all'interno di una policy che possiamo definire cultura dell'integrità. Ecco, la gestione dei beni confiscati per un territorio è fondamentale come presidio dell'integrità. E quindi gestire bene questi beni confiscati è anche un messaggio molto potente al territorio. E come si sviluppano le competenze per una corretta gestione? Ne parleranno i due interlocutori fondamentali, da una parte l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, la dottoressa Maria Rosa Turchi, che ci presenterà proprio una nuova piattaforma che abilita le competenze soprattutto lato pubblica amministrazione, e poi il professor Vittorio Martone invece ci racconterà come si fa il monitoraggio civico sui dati, come si raccolgono i dati, come si pubblicano, come si utilizzano e quindi quali competenze abilitano rispetto al lato come dire, cittadini, organizzazioni della società civile. Ecco, questo è un perfetto modo per rappresentare questa doppia dimensione, lato pubblica amministrazione, istituzioni, dall'altra parte cittadini, organizzazioni della società civile. Poi il dottor Vecchio del MIMIT, del Ministero per l'Industria e per il Made in Italy, ci parlerà di un'altra grossa scommessa che noi chiamiamo agende aperte. In realtà è un po' più ampia, la trasparenza nei rapporti tra decisori pubblici e gruppi di interesse. Purtroppo le cronache recenti ci dicono di un'interlocuzione a volte non così opportune tra politica e affari, per esempio. Noi abbiamo avuto purtroppo di recente una dimostrazione. E quindi un elemento fondamentale per le competenze del governo aperto è proprio il presidio dell'integrità di queste relazioni. E, per esempio, il Ministero dell'Industria del Made in Italy ha sviluppato una vera e propria buona pratica che è la trasparenza nella gestione di questi rapporti, che è una piattaforma che evidenzia proprio questi incontri attraverso le agende aperte e ce ne parlerà. Poi la dottoressa Troia, di Stati Generali per l'Innovazione, invece ci parla delle competenze digitali, in un particolare riferimento al DigiComp, perché questo abilita proprio le competenze di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, alla partecipazione alle politiche, al monitoraggio civico e tutto quello che in questo momento ci serve proprio per fare questo tipo di attività. Finirà la dottoressa Donini in qualità non di forum per il governo aperto, ma di scuola nazionale dell'amministrazione e ci parlerà proprio della formazione per la dirigenza pubblica. Quindi chiudiamo il cerchio e ritorniamo, diciamo. Ok, io mi fermo qui, spero di aver introdotto abbastanza questo meraviglioso mondo delle competenze per il governo aperto e cedo la parola alla dottoressa Maria Rosa Turchi dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione bene. Io me la sono imparata bene questa cosa, perché è difficile. Bene, bene, bravissimo, perché spesso poi questo nome, e poi devo dire, beni sequestrati e confiscati quando poi la normativa, l'evoluzione ci ha visto non più intervenire nel momento del sequestro, ma se non in una modalità di ausilio per la magistratura, ma in realtà
dal secondo grado di giudizio. Io intanto ringrazio per l'invito che consente all'agenzia di condividere con una platea così importante sia alcuni risultati che sono stati raggiunti, ma soprattutto di presentare questo progetto a cui veramente teniamo molto. Io occuperò, diciamo, soltanto qualche minuto per riuscire a condividere con voi alcuni elementi che riguardano la... Adesso stavo cercando di condividere le slide, vediamo. Non so se le vedete in condivisione. Ancora no, devo dire. Non si vedono ancora. Beh, altrimenti come piano B possiamo Adesso chiedere ci sono? io. No, no, non ce l'abbiamo. Eccole qua, sono arrivate. Eccole qui. Ah, perfetto, molto Perfetto. bene. Grazie, dottoressa. Eccoci. Allora, dicevo, occuperò soltanto qualche minuto per dare un inquadramento quali quantitativo che è necessario a capire le motivazioni per le quali ci siamo orientati verso una determinata scelta. Questo credo sia importante perché forse non tutti hanno una cognizione diretta di quale sia la dimensione del fenomeno che è gestito per quanto riguarda i beni immobili confiscati. Cominciamo con gli immobili e con un rapidissimo flash su quanto il valore, la quantità, diciamo, dei beni immobili che sono stati destinati alla data del 31 dicembre 2023. Qui parliamo di destinato da sempre in qualche modo e vedete che si tratta di un numero molto importante, di 23.658 beni immobili che sono Dottoressa, mi stati... scusi se la interrompo, le stiamo condividendo noi le slide, se ci manda avanti lo vedo a monitor. Sì. Sì, è Grazie. la slide successiva sicuramente. Adesso voi state vedendo, no, la rappresentazione del 31 Eccola qua. dicembre 23, Sì. giusto? Perfetto, eccola qua. Perfetto. Quindi vi dicevo, questa è la quantità dei beni destinati, con la loro distribuzione territoriale. Ci sono alcuni dati assolutamente intuitivi sulla prevalenza di determinati territori. Vedete che prevale la Sicilia con 9.000, oltre 9.000 beni immobili destinati. Qualche dato importante sulle tipologie di destinazioni che l'agenzia svolge. Perché ci sono alcuni beni che vengono mantenuti al patrimonio dello Stato per le esigenze delle amministrazioni centrali, alcuni pochissimi che vengono venduti perché c'è necessità di soddisfare i creditori in buona fede all'esito di un lungo procedimento giudiziario che purtroppo spesso ci rallenta l'attività, ma comunque questo deve essere garantito evidentemente, ma la grande ma maggioranza di questi beni, come si può notare, viene trasferita agli enti territoriali. Parliamo dell'81% di questi beni, quindi 19.000, oltre 19.000 trasferiti al patrimonio degli enti territoriali, segnatamente dei comuni, per quanto riguarda una valutazione di questa distribuzione, sui 7.900 comuni italiani ci sono 1.233 comuni che hanno ricevuto beni confiscati. Quali sono le tipologie maggiormente ricorrenti? Questo va detto, abbiamo per il 26% terreni, è un dato molto significativo perché sui terreni c'è una particolare difficoltà aggiuntiva per la destinazione, il 25% sono appartamenti e il 6% sono unità indipendenti. Non so se siamo passati oltre, anche per voi. Vedete la slide successiva? Sì. Sì, perfetto, quindi sta funzionando tutto bene. E un flash sull'attività relativa a un solo anno, il 2023, nell'ambito del quale abbiamo destinato, parliamo adesso di tutte le tipologie di lavorazione che noi facciamo, non ci sono solo gli immobili, ci sono poi anche altre tipologie di beni, abbiamo comunque destinato 3.927 beni. In particolare ne abbiamo mantenuti 426 al patrimonio dello Stato e destinati nuovamente, in modo largamente prevalente, 2.800, oltre 2.800 agli enti territoriali. Un piccolo flash sulla prevalenza degli utilizzi che vengono poi realizzati. Voglio ricordare che la destinazione avviene sempre in modo consensuale, l'agenzia non trasferisce d'ordine d'imperio beni ai comuni, ma c'è un processo di condivisione per cui è l'ente territoriale che manifesta
l'interesse ad acquisire e poi ci illustra anche una progettualità che intende realizzare prevalentemente negli ambiti dell'emergenza abitativa, della disabilità, dell'accoglienza dei migranti, la povertà e il disagio sociale, ma con una larghissima prevalenza, parliamo del 34% dei casi, in progetti dedicati e rivolti al terzo settore. Questo vuol dire che quindi le amministrazioni comunali ricevono il bene per poi destinarlo attraverso bandi di evidenza pubblica a soggetti del terzo settore. L'attività svolta dall'Agenzia negli ultimi anni ha avuto, ringraziando il cielo, un buon andamento, un positivo andamento, è rappresentato, come vedete, con un innalzamento del livello quantitativo dei beni assegnati. Una modalità che abbiamo anche sperimentato per la prima volta con un bando in applicazione di questa novità introdotta nel codice antimafia, e cioè la possibilità per l'Agenzia di destinare direttamente ai soggetti del terzo settore beni. Quindi non attraverso il passaggio, diciamo, di intermediazione del comune, ci ha visto portare a conclusione proprio nel 2023 questa iniziativa, che dà questo risultato sul quale è opportuno riflettere. I beni posti a bando erano 1412, i beni opzionati all'esito di una lunga attività sono stati 260. Questo a dimostrazione del fatto che c'è ancora molto da costruire nell'ambito di questa relazione, diciamo, diretta con il terzo settore, sia per la natura, diciamo, di questi beni. Considerate che in questo caso sono stati già svolti tutti i tentativi di interlocuzione con i comuni per quello che abbiamo posto a bando in questa iniziativa, e quindi solo rispetto a quanto non era stato in qualche modo poi attenzionato, si è passati a questa modalità di interlocuzione diretta. E questo ci ha restituito anche una riflessione molto importante, che poi vi evidenzierò rapidamente quando parleremo della nostra piattaforma. I beni immobili invece che abbiamo attualmente in gestione, come vedete, si tratta di 19.731 beni, un dato relativo proprio a pochi giorni fa, il 16 maggio. Le distribuzioni sono quelle che potete rilevare, ci sono le prevalenze che ci attendiamo, quindi potete comprendere come la riflessione sulla messa a sistema dei risultati delle gestioni precedenti per noi diviene molto importante per impostare le strategie che riguardano il futuro delle possibilità e delle potenzialità di destinazione. Interessante rilevare che, passando a quanto abbiamo ancora in gestione, la percentuale dei terreni passa dal 26 al 46%, quindi vuol dire che quanto non è stato, diciamo, scelto nel tempo e quindi rimane, si accumula nella gestione dell'Agenzia, come vedete, è costituito largamente da terreni che hanno una loro oggettiva e maggiore difficoltà. In ampia sintesi, come abbiamo lavorato fino adesso per destinare? O attraverso invio di comunicazioni dirette agli enti istituzionali, quindi invitando direttamente comuni, province, regioni e attraverso l'Agenzia del Demanio tutte le amministrazioni centrali a manifestare un interesse a ricevere il bene, o attraverso momenti di conferenze di servizi. Abbiamo largamente impiegato questo strumento per mettere tutti intorno al tavolo ed accelerare questo processo destinatorio, ed in parte questo sistema ci ha dato un buon risultato, ma riteniamo che questo non sia ancora sufficiente. Il bando diretto al terzo settore, ve l'ho illustrato, ne abbiamo nel frattempo pubblicati altri due e speriamo di potenziare, diciamo, di ricevere un risultato sempre più positivo, ma devo dire che il trend non è sostanzialmente mutato. E quindi perché arriviamo a questo progetto della piattaforma unica di destinazione? Perché abbiamo compreso che la necessità è duplice da questo punto di vista: accrescere la nostra capacità di destinazione, non c'è dubbio, questo è il nostro obiettivo. Chiude il cerchio del lavoro compiuto dalle forze dell'ordine e dalla magistratura per arrivare a dare un riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata, ma dall'altro lato accrescere la conoscibilità sia nella logica, diciamo, di supporto alle potenzialità di destinazione, conoscere per richiedere, per utilizzare, per reimpiegare in mille modalità che possono essere anche diverse dalle progettualità che i comuni anche sono abituati normalmente a svolgere.
E dall'altro lato a crescere contestualmente anche la conoscenza in termini di trasparenza e di accesso da parte di tutti i cittadini, non solo di coloro che sono interessati, sia soggetti istituzionali che terzo settore, ma anche società civile in senso vero e proprio. E quindi mi ritrovo con quanto è stato detto in apertura sulla confluenza, diciamo, di questo interesse da un punto di vista sia del pieno adempimento della mission istituzionale, sia in termini appunto di capacità di conoscenza. Ed ecco la nostra piattaforma unica delle destinazioni. È uno strumento che si rivolge contestualmente a tutti gli attori, di cui vi ho parlato in precedenza. Non avremo quindi più due momenti separati di dialogo, dapprima con gli enti istituzionali e soltanto all'esito di questo percorso il dialogo con il terzo settore, quindi la società civile e sostanzialmente il terzo settore, che è quello che può accedere poi alla richiesta diretta di questi beni, ma una presentazione contestuale, disponibilità di uno strumento che consenta in qualunque momento di conoscere in modo trasparente e diretto quali e quanti sono i beni disponibili per la destinazione e quali possono essere le modalità e le progettualità che per questo utilizzo sono presentabili. La piattaforma si articola in due aree sostanziali, un'area pubblica e un'area privata. L'area pubblica che vedete è strutturata in quattro macro ambiti, una prima sottosezione che riguarda la comunicazione, quindi la spiegazione di tutte le regole che sono sottese a questo processo, la modalità la funzionalità di accreditamento, che non è riservata soltanto agli enti istituzionali, ma sarà da subito aperta anche agli enti ai soggetti del terzo settore. Una sezione InfoWeb, che è quella di apertura a tutta la cittadinanza, quindi sarà accessibile a tutti i cittadini senza particolari necessità di accreditamento o di profilature, ed una sezione che è relativa al processo destinatorio vero e proprio. E quindi sarà quella utilizzata non solo per il dialogo con l'esterno dell'agenzia, ma poi per lo svolgimento di tutti i processi che sono collegati al momento della destinazione. Passando ad esaminare la parte pubblica di questa attività, riscontriamo che ci sono delle indicazioni che riguardano prima di tutto la conoscenza dei beni destinabili. Quindi vedete che c'è un contatore, appena si aprirà, il ragionamento ci mette in conoscenza di quanti immobili e di quanti immobili registrati. Sono i due ambiti principali sui quali noi interveniamo. E tra l'altro su quello che riguarda gli immobili registrati, sostanzialmente gli automezzi, abbiamo già fatto un'esperienza attraverso la vetrina, più piccola, che è stata un po' antesignana di questo, che è il progetto più grande, che ha dato buoni risultati. Quindi vedete una rappresentazione di questi beni, e ci saranno anche le aziende disponibili per la visualizzazione, quindi un progetto a 360 gradi dell'attività dell'agenzia, che consentono di conoscere la localizzazione del bene e consentono quindi di avere un primo approccio con queste disponibilità. Quindi, diviso in due parti, vedete che c'è una sezione novità che riguarda quanto viene immesso giorno per giorno, perché noi immaginiamo un flusso costante di implementazione. Considerate che la piattaforma è una parte della nostra banca dati dell'agenzia, che si è denominata Copernico, sulla quale la parola parla proprio di cooperazione appunto tra varie banche dati, che è progettata per ricevere un flusso informativo costante dal Ministero di Giustizia, purtroppo non ancora attivato dal fronte giustizia, ma invece pronto e ricettivo dal fronte agenzia, che quindi immetterà direttamente tutti i dati relativi alle confische e ai vari gradi di giudizio che li riguardano nella nostra piattaforma, e quindi in collegamento diretto sarà una finestra all'esterno per la rappresentazione di quanto è effettivamente disponibile. E poi i dati invece in scadenza che vedete, perché poi abbiamo un collegamento sulla tempistica e la possibilità di presentare delle proposte di utilizzo, sia per quanto riguarda gli enti istituzionali, sia per quanto riguarda invece il terzo settore. Cliccando dove vedete questa disponibilità, vai al dettaglio, si può arrivare ad avere una geolocalizzazione del bene attraverso il quale immaginiamo appunto il suo inserimento in un contesto territoriale, che è un elemento essenziale per poter sviluppare
progetti di riuso sociale che siano in qualche modo dialoganti con tutte le realtà dei territori, non solo quelle istituzionali, ma anche tutte quelle che sono messe in piedi dalle ampie reti relazionali che operano nei diversi territori. E dà già qualche informazione più precisa, compreso anche il valore di stima, per esempio, di questo bene. Si tratta delle informazioni principali che possono essere ricavate. Vi dicevo, in questa area pubblica esiste una sezione InfoWeb che è accessibile a tutti i cittadini. Questa rappresentazione molto semplice del nostro paese consente di cliccare su un territorio e in automatico restituisce per default il numero dei beni confiscati. Vedete qui evidenziato Puglia 834, sono disponibili. Ovviamente anche qui in scelta il cittadino può decidere di vedere quelli in amministrazione e quelli destinati, acquisendo notizie in entrambi gli ambiti. E ricavando un set sufficientemente ampio di informazioni che sono tutte esportabili in vari formati, JSON, CSV, XLSX, e una volta scelto, diciamo, può operare per raggiungere anche una mappa più dettagliata della rappresentazione territoriale. Quindi questa è una prima visione di insieme, alla quale poi segue una evidenziazione delle principali informazioni a partire dalla tipologia, per esempio. Avevamo evidenziato Puglia, qui ci descrive già di quei beni che abbiamo visto prima, quante abitazioni, quante altre tipologie sono, in questo caso si tratta di box e di altre pertinenze, appartamenti in condominio, fabbricati. Come vedete, c'è una declinazione completa della tipologia dei beni che sono disponibili. Ed è tutto lavorabile ed estraibile in modalità assolutamente aperta. Esiste poi, per arrivare invece al momento del processo di interazione finalizzato alla destinazione vera e propria, una funzionalità che riguarda l'autenticazione. Gli enti e i soggetti del terzo settore potranno quindi accreditarsi sul nostro sito per avere non solo le informazioni che sono disponibili, diciamo, nella parte generale, ma avere anche, come vedremo rapidamente, informazioni di maggiore dettaglio relative alle aree e agli ambiti di interesse. Leggete consiglio direttivo perché questo sistema poi è integrato, come vi dicevo prima, gestisce anche tutte le fasi successive dell'attività che è finalizzata poi alla destinazione. C'è questa modalità di accreditamento, consente di scaricare un modulo. Come vedete, tutta l'operazione avviene in modo assolutamente digitalizzato, si entra con CIE o con SPID, il modulo viene firmato digitalmente con tutte le informazioni necessarie in ordine allo stesso soggetto che chiede l'accreditamento e inviato via PEC all'agenzia. Nella pagina è presente anche un link, poi nella declinazione più ampia, ovviamente vi ho portato soltanto alcuni passaggi di questo sistema che comprende un numero molto più grande di interfacce, per accedere anche al RUNS, che è poi l'elemento essenziale perché per noi il soggetto con il quale possiamo dialogare è lo soggetto del terzo settore iscritto nel registro unico nazionale. Il soggetto ci potrà poi richiedere di interagire in particolare su province di interesse specifico e per determinate tipologie di immobili, perché l'idea è anche quella, così lo stiamo realizzando, di inviare a nostra volta, senza ancora che il soggetto si interessi accedendo alla nostra piattaforma, delle informazioni di invito che partiranno sia verso i soggetti istituzionali sia verso i soggetti del terzo settore che si saranno accreditati. Quindi nel momento in cui noi inseriremo un bene in uno specifico comune, immaginate anche un piccolissimo comune, partirà l'avviso verso gli enti istituzionali, a partire dallo stesso comune. Vedi che abbiamo messo a disposizione un bene che è nel tuo territorio, se non te ne fossi ancora accorto, diciamo, verso l'Agenzia del Demanio per progettualità che possano riguardare un respiro più ampio e nazionale per attività di amministrazioni centrali e verso gli organismi del terzo settore che si sono iscritti.
Il sistema consente di caricare poi la manifestazione di interesse. Come vedete, c'è l'indicazione del bene con il suo codice, c'è la possibilità, l'indicazione sommaria delle macro attività che possono essere ipotizzate per quel determinato servizio e c'è poi la possibilità con quel tasto Integra documenti di caricare le diverse proposte progettuali e seguire poi così in via digitalizzata tutte le fasi del procedimento. Il Dottoressa, io ho calcolo. l'ingrato compito di tenere Sì, siamo arrivati, manca proprio 2 minuti soltanto. Cliccando ancora sull'icona di posizione vettoriale, come vedete, una volta che si entra poi nella richiesta di manifestazione specifica, si acquisiscono ulteriori informazioni sulla geolocalizzazione ed anche la galleria, fotografica. Ed infine, solo velocemente per mostrarvi quale che poi l'attività del Consiglio Direttivo che raccoglie tutte le manifestazioni che sono pervenute, le valuta e decide la destinazione ultima. Vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente sono a disposizione per qualunque domanda o interesse da parte vostra. Beh, guardi, intanto la ringraziamo noi per aver scelto, diciamo, questo webinar per presentare questa, che è un'iniziativa di Open Government assolutamente, come dire, non legata all'Open Government, cioè nel senso che avete fatto Open Government senza, non dico senza saperlo, ma con tutti i crismi. Chiedo alla dottoressa Truia se si è segnata tutta la parte sull'infoweb, che è molto interessante perché abilita moltissimo le competenze dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di partecipare, no? E passo la parola al professor Martone, invece lato organizzazione della società civile, e per presentare questo grande lavoro che fanno le organizzazioni della società civile proprio sulla trasparenza nell'uso dei beni confiscati, che è l'altra grande parte, diciamo. Grazie, professor Martone. Buongiorno, dovreste vedere le slide? Sì, vediamo tutto. Girano? Sì, perfetto. Perfetto. Allora, grazie anche, insomma, grazie mille per l'invito e per l'interesse che, insomma, mostrate per questa, diciamo, attività di monitoraggio civico. 20 secondi per dirvi cosa ci faccio qui. Come, diciamo, io sono un sociologo del territorio e ho incrociato da una decina d'anni lo studio del riuso dei beni confiscati per la giustizia sociale e ambientale. Ho incrociato quindi le attività delle organizzazioni della società civile che operano in questo ambito e assieme a queste organizzazioni dal 2020 abbiamo avviato questa sperimentazione che poi è diventata, diciamo, un lavoro ormai annuale del report nazionale sullo stato della trasparenza. E richiamando a quanto si diceva all'inizio, è un tentativo non solo di costruire assieme alla società civile il sapere, ed è un pezzo dell'apertura del governo, cioè vale a dire la citizen science, il costruire saperi collaborando tra accademia, quindi università e società civile organizzata, ma anche uno strumento di apprendimento, ecco, informale, nella misura in cui coinvolgendo studenti, studentesse e volontari e volontarie si pratica e si apprende, anche se non rilasciamo, ecco, certificati di partecipazione perché sarebbero superflui. Ciò detto, allora, questo è il risultato finora delle attività che abbiamo avviato in questi primi 3 anni e mezzo, perché il terzo rapporto esce più recentemente, già nel 2024, poi vi dirò anche il perché. Allora, come ha funzionato? Io provo a raccontarvi, cercando di stare in meno di 15 minuti, la metodologia di questa rilevazione e con particolare attenzione all'effetto, all'impatto che ha su chi partecipa al monitoraggio civico, quindi su cittadini e cittadine, in questo caso attivisti e attiviste che si interessano alla cosa pubblica, vogliono approfondirne la conoscenza e quindi così facendo apprendono, si abilitano e assumono anche talvolta delle competenze. È una rilevazione quindi del tutto, diciamo, svolta su base volontaria. Quello che faccio e che fa, diciamo, l'Università di Torino, il Dipartimento di Culture Politiche e Società, è stare in un gruppo un po' più ampio e supervisionare l'aspetto metodologico, perché fino a questo momento il monitoraggio svolto attraverso rimandati, attraverso questo progetto, è stato coordinato centralmente, quindi attraverso
Libera, il gruppo Abele e l'Università di Torino, ma si è tentato nel tempo di costruire e abilitare comunità monitoranti territoriali. Io penso che per un buon riuso dei beni confiscati e per, diciamo, completare quel ciclo del riuso che già chi mi ha preceduto, qui già si faceva cenno, sia importante abilitare le comunità territoriali ad interessarsene e a proporre progetti, in modo tale da far sì che quei progetti siano coerenti e abbiano un legame di senso con i territori, altrimenti si perde un po' questo nesso. Vedete in basso a sinistra tutto il team che coordina centralmente, qui giusto un cenno a questi numeri. Il numero dei comuni monitorati è il totale dei comuni e poi successivamente di tutti gli enti territoriali cui era destinato un bene confiscato nel giorno in cui abbiamo scaricato il dato da Operregio, quindi l'altra piattaforma dell'agenzia. Per cui il numero di comuni, come vedete, nei 3 anni, nelle tre rilevazioni cresce. La cosa importante è che questa rilevazione è censuaria. Noi monitoriamo tutti i comuni destinatari, lo facciamo in maniera volontaria, quindi è un lavoro, per questo, diciamo, secondo me, importante, speriamo poi vada avanti con le proprie gambe. La terza rilevazione, che è quella sulla quale mi soffermerò maggiormente, è mostrarvi i risultati, ma anche come ha funzionato, così da chiudere su alcuni aspetti su abilità e competenze della società civile, ha monitorato 1.127 enti totali, e come vedete i comuni che avevano beni confiscati destinati quando abbiamo fatto lo scarico, che era a febbraio 2023, erano 1.110, già prima si diceva sono già di più i comuni coinvolti, ma già 1.110 sono un sesto del totale dei comuni, quindi questo alimenta l'importanza del governo di questo patrimonio che riguarda l'intero paese e che riguarda un sesto dei comuni, in gran parte dei casi grandi città, quindi anche la popolazione coinvolta è tanta. Allora vado avanti per mostrarvi come funziona questa rilevazione e ve lo faccio raccontandovi il disegno della ricerca. In questo, diciamo, la mia provenienza sociologica non può. Non riesco a liberarmene, ecco. Quindi, che cosa facciamo? Allora, un aspetto importante di questo report, a mio avviso, è proprio l'aver collaborato tra università e società civile organizzata e quindi inserendo un'ampia nota metodologica. È la parte più magari noiosa dei report, ma è importante perché ne garantisce non solo l'affidabilità, la correttezza, ma anche la replicabilità. Lì dentro c'è scritto che domande ci siamo posti, come abbiamo provato a darci risposta e se volete potete fare lo stesso, anche perché, diciamo, poi le metodologie sono piuttosto semplici e replicabili. Quindi noi ci domandiamo quanto sono trasparenti gli enti territoriali, comuni prevalentemente, lo si diceva, sono i principali destinatari, quanto sono trasparenti in merito ai patrimoni che hanno in seno, quindi nel loro patrimonio indisponibile. Operativizziamo questa domanda esclusivamente andando a vedere sui loro siti istituzionali, in particolare nella sezione amministrazione trasparente, se sono presenti gli elenchi dei patrimoni con l'indicazione di tutte le informazioni che il codice antimafia e successive modifiche richiedono, quindi una serie di informazioni che poi vedremo più avanti devono essere indicate. Per cui questo, diciamo, la nostra unità di rilevazione sono i siti istituzionali, lo facciamo su tutti i siti istituzionali e vi lascio, insomma, nella slide ci sono i riferimenti normativi. La modifica alla legge 161-2017 richiede che l'elenco dei beni confiscati nella sezione amministrazione trasparente sia aggiornato mensilmente, quindi questo è un dato che noi rileviamo anche per stabilire chi è trasparente, chi è pienamente trasparente e chi lo è meno, nel senso di appunto nella trasparenza per come indicata in questa slide. Per cui anche quando il rapporto viene pubblicato e l'inadempienza che viene attribuita agli enti territoriali non si traduce in una mancata trasparenza, una mancata pubblicazione, ma in una pubblicazione non completa e questo richiede un ulteriore sforzo al cittadino, alla cittadina di indagine e questo è sbagliato. Dobbiamo sapere tutto e averlo tutto facilmente sul sito dell'ente locale. La rilevazione della terza, diciamo, della terza edizione, lo vedete l'ultimo, il periodo, ha avuto due fasi. Perché? Perché
Dopo aver scaricato l'elenco di tutti i comuni destinatari e monitorato da aprile ad agosto 23 tutti i loro siti, abbiamo inviato un accesso civico a tutti gli enti territoriali perché tutti avevano qualche problema nella loro pubblicazione di questi dati. Dal 21 settembre a gennaio 24 abbiamo fatto una seconda rilevazione su chi ci aveva risposto e all'accesso civico, diciamo, sul totale ci hanno risposto in 710, che non è poco, ma molti quindi non hanno dato risposta. Questo è il percorso della terza edizione di Rimandati, per come diciamo preso dal report. Tutto il report e il database e anche le domande di accesso civico sono tutte online, diciamo sulla pagina di Libera, quindi l'organizzazione Libera. Queste sono le fasi che vi dicevo che ci hanno richiesto una seconda rilevazione, per cui da luglio a settembre abbiamo inviato accesso civico con PEC. Lo abbiamo fatto inviare diciamo, ai referenti regionali dell'organizzazione Libera in modo tale da abilitare sempre i territori. Diciamo, la comunicazione centralizzata tra università, organizzazione e società civile è utile, ma fino a un certo punto. Lo scopo, come vedremo qui, è C'è un attimo di... Anche a voi si è un po' congelata l'immagine? Sì, non si sente più, è un momento di... credo che sia un problema di connessione. Si è bloccato il professor Martore, infatti si è scondivisa la... No, eccolo qua, è ritornato il professor Martore. C'è stato un momento, vai, deve accendere Non l'audio. si sente l'audio. Audio non attivo. Eccomi. Eccoci qua. Sì, Ciao. eccoci. Sì, siamo. Non so dove No, siete. eravamo. È pochissimo, Ah, insomma. perfetto. Allora sì, vado avanti che sono già addirittura d'arrivo. Allora, vi dicevo, quindi lo scopo era anche nelle istanze di accesso civico farle inviare ai territori. Quindi Professore, accesso civico semplice perché sono obblighi di pubblicazione, giusto? sì. Aspetta, Sì, corretto. grazie per lo specifico, sono appunto informazioni obbligatoriamente da mettere in amministrazione trasparente, quindi in calce al report, in appendice, c'è anche diciamo, la lettera, diciamo, la PEC che inviavamo, nella quale alleghiamo lo schema dell'agenzia come suggerimento, come mero suggerimento, ovviamente non fa parte dello specifico della PEC, ma come suggerimento per dire non abbiamo riscontrato il dato, ti chiediamo di pubblicarlo, quantomeno insomma, di risponderci e ti suggeriamo di utilizzare questo elenco. Allora, perché abbiamo inviato la PEC, diciamo, quindi l'accesso civico semplice a tutti? Questo è il dettato della comma 3 lettera C dell'articolo 48 del codice antimafia e lo abbiamo semplicemente tradotto in una scheda di monitoraggio che trovate insomma, nella slide. Quindi questi punti, poi attraverso una piattaforma che Libera ha sviluppato, hanno permesso a oltre 100 volontari e volontarie, in particolare poi ci hanno lavorato fino alla fine in 41, in 13 regioni, di monitorare tutti i siti istituzionali e di riscontrare che specialmente per le sezioni la seconda e la terza dall'alto, quindi le informazioni sulla consistenza, le informazioni sulla destinazione, erano in qualche modo fallaci, c'erano lacune, quindi per questo abbiamo deciso di inoltrare domande di accesso civico a tutti gli enti territoriali, quindi in particolare riguardava quegli aspetti, quindi non erano tutti sempre presenti quegli aspetti. Sulla questione, così diciamo, entro anche un po' più nel dettaglio dell'aspetto che maggiormente, a mio avviso, restituisce importanza di questa iniziativa, ovvero il coinvolgimento di chi monitora come diciamo, dimensione di cittadinanza attiva. Nella prima edizione, quella pubblicata nel 21, abbiamo cominciato sperimentandoci con un coordinamento centrale e un gruppo di tirocinanti dell'Università di Torino, del mio dipartimento. Trattava di laureandi e laureande in comunicazione pubblica e politica, scienze del governo, quindi avevano già
delle competenze, delle abilità pregresse su questi temi, li abbiamo formati e ci hanno aiutato a fare un monitoraggio centralizzato. Non era solo questo lo scopo, ripeto, lo scopo è diffondere queste metodologie, renderle replicabili e farne sede di cittadinanza. Quindi nella seconda e nella terza edizione abbiamo coinvolto volontari e volontarie della rete territoriale di Libera, Gruppo Abele e le associazioni di quella costellazione. Quest'anno, diciamo, l'ultimo rapporto 23-24, all'inizio c'erano oltre 100 volontari e volontarie, abbiamo fatto delle fasi di formazione estesissime, il che vuol dire che per quanto si ritenga possa essere un'attività non accattivante per chi vuol fare anche cittadinanza attiva, invece il secondo rapporto è stato attrattivo per chi milita almeno o è interessato al territorio, all'ambiente e alla confisca, e quindi c'è stata una grossa adesione. Poi operativamente fino alla fine ci hanno aiutato 41 tra volontari e volontarie, più 6 tirocinanti, ripeto, rappresentativi di 13 regioni, hanno lavorato ovviamente su tutte le regioni. E questo anche per diciamo, anticipare due aspetti delle conclusioni, cioè, ovvero sin dalla prima edizione noi proprio scrivevamo che quanto stavamo sperimentando aveva lo scopo di sollecitare trasparenza, ma aveva soprattutto lo scopo di costruire una strumentazione che potesse essere replicabile. A quale scopo? Per favorire vigilanza civica organizzata in gruppi o singole comunità territoriali. Quindi lo scopo è bene che ci sia Libera, che ci sia l'università, ma dovete abilitarvi ad essere autonomi e autonome su questo esercizio di cittadinanza. E a quale scopo? Nella seconda parte si dice promozione del buon governo della cosa pubblica e del territorio bene comune. Qui lo scopo è pronare, attivare cittadini e cittadine su questo specifico tema, quindi beni confiscati, affinché spronino gli enti territoriali a pubblicare i dati, ma come proxy di una maggiore attenzione anche al governo di questi patrimoni, che dicevamo già prima quanto possa essere importante. Allora, avere una cittadinanza attiva che ci stimola, ovviamente favorisce l'amministrazione locale ad essere stimolata a sua volta a stimolare, quindi in un circuito di integrità, come si diceva prima. Perché territorio bene comune? Perché il riuso dei beni confiscati assieme al terzo settore va costruito in progettualità che abbiano un senso territoriale affinché non solo completino la repressione della criminalità organizzata, ma diventino a loro volta il perno per traiettorie di sviluppo locale che devono essere sociali, culturali, politiche, economiche e anche ecologiche, dato che spesso si tratta di terreni, lo dicevamo prima. Allora, velocissimamente, i risultati di quest'anno ci dicono che questa attività, e mi avvio alle conclusioni di avere un minuto, le attività sono, questa attività ripaga. Nel senso che in qualche modo pungolando, facendo comunità territoriali in cui, badiamo, le amministrazioni locali, dico gli enti territoriali, diciamo, sia nella loro parte amministrativa che politica, fanno parte delle comunità territoranti, non, te, delle comunità territoriali monitoranti. Non è una tratta di competere, ma in questo caso controllore e controllato devono essere una comunità. E ci sembra funzioni, nel senso che nella prima edizione erano il 38% dei comuni, perché monitoravamo solo i comuni, 406 su 1076. Nel 2022 il 37%, abbiamo pensato, allora no, non sta funzionando. Nel 2023 siamo saliti al 45,5%. Questo nella prima rilevazione, quindi quando abbiamo fatto la prima rilevazione c'era già un aumento di chi pubblica, quindi in qualche modo c'è stato un miglioramento. Vedete nella tabella invece e nel grafico sul formato, anche il formato aperto, e qui ci abbiamo messo anche il PDF ricercabile, è cresciuto, quindi non solo cresce l'attenzione a pubblicare dati, ma anche a pubblicarli bene. Vi mostro solo questo dato e concludo. Anche, diciamo, l'aver inviato l'accesso civico semplice a tutti gli enti territoriali ha in qualche modo aiutato. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, su 1.127 istanze solo 710 ci rispondono, dipende, insomma, sono tante, sono poche, forse sono
è da migliorare questo dato. La cosa importante è che, guardate nella tabella, rispetto a, abbiamo fatto la ricognizione prima e dopo, come vi dicevo, e sul totale i comuni che pubblicano l'elenco passano dal 45,5 della prima rilevazione al 65,2, quindi c'è un più 20% sul totale e cresce anche la modalità di pubblicazione in formato aperto tra la prima e la seconda rilevazione. Qui addirittura siamo da 136 a 328, quindi è una percentuale di aumento molto molto importante. Vi dico solo che nel report trovate anche per quest'anno, la prima volta, avendo una base dati più importante, un'analisi del profilo di risposte ricevute alla PEC, ovvero se le risposte erano corrette dal punto di vista formale e questo, diciamo, ricapitolando quanto vi ho già anticipato rispetto, secondo me, le lezioni apprese da questa attività. Allora, per quanto riguarda il generale trasparenza, insomma, ci sembra stia funzionando, ma anche il generale comunità, quindi questo è un aspetto importante anche per quanto si diceva prima, attenzione a sganciare i patrimoni, il governo dei patrimoni territoriali dai territori e quindi da chi li amministra. Il punto finale, generale attivazione, su questo concludo, è come vi dicevo, come ci dicevamo, attivando monitoraggio e anche una base per poter attivare attenzione al riuso e anche per alimentare quello che si diceva prima, il problema dei patrimoni che non riescono ad essere riutilizzati, quindi quando non si conclude. E per concludere il circuito, il coinvolgimento della società civile è fondamentale. Allora, quando si sperimentano, per esempio, i bandi esplorativi o delle assemblee affinché si possa coinvolgere la cittadinanza nel costruire idee progettuali sui beni e i patrimoni appena destinati, sapere che ci si è già impegnati per il monitoraggio fa in modo che la comunità territoriale sia già in qualche modo propensa, abbia delle idee, sia già partecipe. L'attivazione qui riguarda i beni confiscati, ma può essere replicabile su altri settori. Io nello specifico mi occupo dei dati ambientali, ma lo abbiamo replicato anche su PNRR. Concludo e chiedo scusa se ho preso un po' più di tempo. No, ringraziamo anche a lei, professore, perché è stato veramente molto esplicito nel farci vedere come le competenze, sia lato territorio, insomma, no? Questo lavoro ha abilitato proprio un gruppo di persone a fare meglio il mestiere del monitoraggio civico. Però, allo stesso modo, una cosa che mi è interessata molto è che i comuni cominciano a pubblicare in PDF editabili, quindi ricercabili, quindi anche le competenze digitali, tanto insomma, che noi andiamo sempre cercando rispetto ai funzionari pubblici, ai dirigenti, cominciano un po' a risvegliarsi, insomma. Quindi, come avete visto, queste due iniziative, tutte e due molto importanti sul piano dei beni confiscati, ci danno uno spaccato abbastanza netto di come si possono abilitare le competenze da entrambi i punti di vista. E quindi ringraziamo veramente per questa testimonianza che ci ha permesso di capire tante cose e soprattutto l'appuntamento è al percorso di co-creazione, perché noi saremo molto interessati che queste iniziative o l'evoluzione di questo incontro tra organizzazioni della società civile e agenzie, istituzioni e anche pubbliche amministrazioni locali possa poi convergere all'interno di un'iniziativa comune all'interno del sesto piano d'azione. Ora cambiamo apparentemente completamente punto del luogo, insomma, e ci occupiamo di un altro presidio forte di integrità, che è la trasparenza nelle relazioni tra gruppi di interessi e decisori pubblici. Spesso, diciamo, anche forse banalmente riferibile come lobby, attività di lobby, quindi trasparenza delle lobby, ma non è solo trasparenza dei lobby, c'è molto di più. E oggi il dottor Vecchio, responsabile della prevenzione e corruzione del MIMIT, ci viene a presentare la piattaforma del Ministero e alcune integrazioni rispetto a un'iniziativa, quale le agende aperte, che anche questa noi vorremmo, anzi, siamo assolutamente in linea con il ministro. Il ministro qualche giorno fa ha detto apertamente che vuole impegnarsi
costruire appunto delle linee guida per tutti i ministeri e adottare queste agende aperte all'interno dei ministeri. Quindi l'esperienza del MIMIT è fondamentale perché è un po' una apripista, insomma, ormai da qualche anno questa esperienza è un'esperienza che funziona realmente. E quindi chiedo al dottor Vecchio se ci può dare qualche riferimento rispetto a questo e alle competenze che abilita all'interno della sua organizzazione. Grazie, dottor Vecchio. Non so se c'ha delle slide, però insomma, non credo. No, diciamo, avevo preparato Perfetto. delle cose, però non sono, diciamo, non ho fatto in tempo a preparare, diciamo, a prepararle per questa cosa. Quindi mi scuserete se non mi Prego, faccio prego. A aiutare da delle live, però lei la parola, dottor Vecchio. sì, diciamo, l'esperienza di questa, cioè l'idea di rendere, diciamo, trasparenti gli incontri e quindi anche le ragioni degli incontri con i portatori di interessi particolari è nata nel 2018. È stata messa poi, diciamo, a regime con un sistema, una piattaforma che ancora adesso potrete vedere sul nostro sito istituzionale, nel 2019 possiamo dire, quindi 5 anni. Nei 5 anni di esperienza abbiamo dire, maturato, ci siamo anche resi conto di cosa possiamo fare adesso e stiamo ormai mettendo in atto, perché già l'anno scorso, ma adesso in maniera molto, diciamo, siamo quasi all'idea di quali sono le criticità che abbiamo incontrato e quali possono essere gli sviluppi. Chiedo scusa, ma ci sono le campane purtroppo disturbano un po' di quali sono i miglioramenti che cercherò un po' ovviamente vado un po' a braccio, non ho preparato niente, però magari sarà interessante sentire. Quindi, diciamo, l'idea è semplice, quella che ovviamente non c'è una normativa vincolante in materia di lobbying, e quindi qui ecco, grazie. Ecco, prego. Abbiamo, diciamo, questa, diciamo, è la piattaforma che abbiamo allora messo in. E ovviamente qui diciamo, non è aggiornato perché abbiamo una direttiva nuova che sta per essere, diciamo, varata, con un sistema nuovo anche, diciamo, più migliorato, sia come semplificazione, adesso lo dirò, sia come. E, diciamo, estensione delle possibilità di conoscere l'attività, quell'attività, diciamo, che di solito, anche se come dire, svolta, quella che precede poi le decisioni pubbliche, quella che spesso viene anche in qualche modo presa in considerazione, perché l'incontro con i soggetti, i portatori di interesse e che siano cittadini, che siano imprese, nel nostro caso, soprattutto imprese, chi rappresenta ovviamente anche consumatori, quindi associazioni di consumatori, eccetera. Sono delle. È un'attività normale che rientra anche nell'analisi di impatto regolamentare. Quando si prendono decisioni, solitamente si cerca di conoscere anche quali sono gli interessi che sono impattati da una decisione pubblica e quindi si valutano, ormai una scienza quella dell'analisi impattuale, però mettere tutto questo in trasparenza, cioè far vedere ai cittadini stessi, quindi anche gli stessi portatori di interesse, gli incontri, tutto ciò che avviene a monte delle decisioni o anche dell'adozione di atti di regolazione, diciamo, di attuazione di norme, eccetera, diciamo, è una cosa che non era stata pensata prima ed è una cosa che sicuramente aiuta a capire meglio quali sono le decisioni che vengono, perché vengono prese le decisioni, quali interessi vengono considerati, tutti meritevoli, qual è la strategia dell'esecutivo, quali sono diciamo,
diciamo, le ragioni per cui si prende una strada piuttosto che un'altra. Questo, diciamo, è diciamo, come dire, l'idea su cui poi abbiamo sviluppato. Quali sono le come l'abbiamo fatto? La piattaforma è semplice. Qui abbiamo anche una. Ovviamente, diciamo, chi deve registrarsi? Tutti i portatori di interesse particolari. Noi, ovviamente, come Ministero prima come Ministero del Sviluppo Economico, adesso come Ministero per le imprese e il Made in Italy, abbiamo come interlocutori naturali e continui le imprese, le associazioni di categoria, le associazioni di consumatori. Ovviamente, cosa chiediamo a questi? Di registrarsi in maniera tale dando alcune informazioni, ovviamente, che ci servono anche per capire gli interessi che sono in gioco e soprattutto avere un aggiornamento su questo, al di là degli studi che vengono fatti e delle conoscenze che già abbiamo. Ed è semplice, si fa tutto online, ci si registra fornendo alcune informazioni minime che ovviamente abbiamo cercato di limitare al massimo per poter non rendere eccessivamente oneroso questo compito. Dopodiché, una volta fatta la registrazione, si può chiedere di incontri a seconda di quelle che sono gli interessi che si vogliono rappresentare. Così che quando questi incontri si realizzano e si perfezionano, le agende vengono pubblicate, cioè le agende dell'incontro, le motivazioni dell'incontro, ciò che si ritiene si possa fare. Ovviamente poi sia diciamo, l'ufficio stampa delle società o delle associazioni che incontro, sia ovviamente l'ufficio stampa del Ministro, daranno anche ulteriori dettagli, ma già su questa piattaforma è possibile conoscere chi incontra il ministro, quali incontri avvengono anche con i sottosegretari, anche con i vertici amministrativi. Ovviamente, capi dipartimento in questo caso, una volta segretario generale, adesso capi dipartimento o direttori generali, quelli che hanno la responsabilità poi dell'attuazione quindi in questo modo noi abbiamo diciamo, un'apertura dell'amministrazione anche nella fase in cui si prendono le decisioni politiche, comunque ci si relaziona con gli interessi di quello che è diciamo appunto soggetti di riferimento del ministero, in questo caso il nostro, ma vale per qualsiasi amministrazione, prima di andare a prendere una decisione su una riforma che si vuole fare o su come anche si vuole attuare attraverso atti amministrativi generali, diciamo, che anche questo è importante che sia messo, diciamo, di pubblico dominio, sia chiaro, l'attuazione di una norma, di una legge con un decreto ministeriale di natura regolamentare o no, linee guida, eccetera. Tutto ciò. E questa riforma che stiamo facendo, questo diciamo miglioramento più che della piattaforma, vogliamo integrare queste cose in modo per far capire che questa, diciamo, livello di trasparenza che è stesso anche non obbligatorio, ma che ne vogliamo fare, è integrato poi quindi possiamo vedere la fase di partecipazione da parte dei soggetti che hanno a che fare con MIMIT, imprese, associazioni di consumatori, eccetera. E poi quello che ne viene dopo, se vengono fuori delle norme nuove, dei regolamenti o atti amministrativi anche. Quindi è possibile, nella nuova piattaforma sarà possibile fare una ricerca per capire su un argomento, su una parola, avere tutta una serie di quali incontri ci sono stati e con chi, e Quindi, dottor quali Vecchio, atti, insomma. l'elemento mi sembra di capire di grande novità e di grande interesse è che poi non è solo una rappresentazione statica degli interessi, è come questi interessi sono andati a orientare il processo decisionale, mi sembra di capire. Certo, È molto interessante. io, questa diciamo, è la novità che vorremmo e che stiamo cercando di realizzare. Ovviamente, per esempio, ecco, il dibattito, faccio un esempio perché è stata diciamo, una cosa che ovviamente è venuta fuori nella cronaca sui giornali e sui mass media, quella diciamo, del dialogo, del confronto a distanza tra il nostro ministro
e l'amministratore delegato della Stellantis sulle varie questioni che riguardavano pure gli incentivi, il lavoro, il mantenimento del, diciamo, il marchio Made in Italy, eccetera, e tutte le cose. Ovviamente questo dibattito e le posizioni del governo e del ministro rispetto diciamo, al settore dell'automotive è venuto fuori, diciamo, di prepotenza nei mass media, e quindi, diciamo, l'opinione pubblica si è fatta un'opinione, ma su tante altre questioni, magari meno di attualità e meno eclatanti, è possibile, consultando, adesso sarà possibile, consultando, capire che evoluzione c'è stata, come si è arrivata a una decisione, stabilire ovviamente, rendersi conto della coerenza delle decisioni politiche rispetto alle posizioni prese, quali interessi generali vengono ovviamente tutelati e con quale coerenza negli atti amministrativi. Si può intervenire, si può, diciamo, in qualche modo partecipare, sì, non solo da parte dei soggetti ovviamente portatori di interessi, ma anche dei singoli cittadini, le associazioni che li rappresentano, associazioni consumatori. Quindi è un, diciamo, come dire, oltre ad essere un presidio per, diciamo, di prevenzione della corruzione, anche di comportamenti comunque non, Non eticamente consono, orientati. non di buona amministrazione, è una ricchezza per la democrazia, cioè che si nutre anche di consapevolezza di quali sono le decisioni, la coerenza, di partecipazione ovviamente, questa partecipazione anche in una fase in cui ancora mi devo fare un'idea di quale può essere l'azione migliore da fare, se di ecco, questo per il decisore politico, ma anche la coerenza nell'applicazione delle norme da parte di chi, come diciamo, degli esecutori in qualche modo amministrativi, chi deve mettere in esecuzione una norma attraverso atti amministrativi. Anche questo è una cosa importante. E anche un autocontrollo, nel senso che attraverso questa esperienza io mi rendo conto, anche attraverso i contributi di chi partecipa e mi dà anche una critica cosa, mi rendo conto del fatto che magari devo fare diciamo, una correzione di rotta. Io, diciamo, responsabile dell'amministrazione per un ufficio apicale che deve dare attuazione al governo, ma anche per il decisore politico, ovviamente, prima ancora. Quindi questo, diciamo, in sintesi, Beh, grazie, dottor Vega. È stato veramente interessante, soprattutto la parte che abbiamo fatto vedere quello che è adesso, ma l'evoluzione è ancora più promettente e ovviamente sarà di una buonissima pratica da cui prendere spunto per poi costruire questa iniziativa delle agende aperte che noi ce l'abbiamo sia in strategia nazionale per il governo aperto, ce l'avremo come macro impegno all'interno del sesto NAP. Io, giusto per integrare, vi volevo far vedere, rispetto a cosa si fa in OGP rispetto alle agende aperte, che agende aperte è solamente, come avete visto, uno degli elementi di sviluppo di competenze che oggi il dottor Vecchio ci ha presentato, però questo è un po' un quadro generale rispetto alle competenze per la gestione delle relazioni tra decisori pubblici e gruppi di interesse. Quello che il dottor Vecchio ci ha illustrato è la colonna a sinistra, che riguarda proprio il trasferimento di competenze, soprattutto per i decisori pubblici e per i gruppi di interesse, capacità appunto di utilizzare queste piattaforme, che una volta che c'è una piattaforma non è detto che le persone automaticamente sappiano utilizzarla, quindi c'è da fare uno sforzo sia esterno rispetto ai cosiddetti lobbisti, ma soprattutto anche interno rispetto al decisore pubblico di come inserire i dati e poi soprattutto fornire informazioni sugli incontri e le interlocuzioni, che sembra un passaggio banale e scontato, ma dottor Vecchio ci potrà confermare che non è per niente banale né scontato, perché ovviamente potrebbe essere vissuto come un adempimento in più. Questo è il lato, diciamo, della trasparenza, ma se passiamo al lato integrità, questo sforzo si completa intervenendo
dentro i codici di comportamento. Il rafforzamento delle competenze è fondamentale dentro i codici di comportamento perché non basta rendere trasparenti gli incontri, bisogna anche, come dire, spiegare ai decisori pubblici quali sono le aspettative che l'ordinamento nutre nei confronti delle condotte che devono tenere. Chi incontrano, come lo incontrano, se lo incontrano in rapporto privato, se lo incontrano in ufficio, come devono essere gestite le informazioni, come devono essere gestite per esempio le utilità. Abbiamo visto nei recenti scandali di corruzione che tutto questo mondo qui non era stato presidiato, evidentemente. Qui il target del rafforzamento di competenze sono strettamente i decisori pubblici, quindi questo è un elemento fondamentale. Poi c'è un terzo elemento, l'elemento della partecipazione. Dobbiamo aiutare i nostri decisori pubblici a capire che una cosa è rendere trasparenti le interlocuzioni, un'altra cosa è saper gestire dei processi partecipativi che possano includere più interessi possibili. E l'ultimo, l'accountability, la capacità, bisogna rafforzare o sviluppare la capacità di pubblicare questi dati, di fornire queste informazioni e per la società civile di leggere, interpretarle e chiedere conto. Ecco, questo è un quadro completo su cui probabilmente cominceremo a ragionare in visione di questa macro iniziativa sul sesto piano d'azione nazionale. Non è detto che tutto debba essere fatto insieme, ci sono degli step evidentemente, e quello che ci ha presentato il dottor Vecchio sicuramente è uno step fondamentale da cui ovviamente non si può prescindere. Adesso cambiamo ancora Se scenario. posso aggiungere Prego, solo sul prego. discorso appunto perché insomma io ho fatto un po', ho calcato un po' la mano sul discorso della trasparenza e però ecco, devo dire che noi siamo intervenuti e stiamo potenziando dal punto di vista della trasparenza anche, cioè della possibilità anche di chi accede di poter avere informazioni, diciamo, più agevolmente, con un motore di ricerca più semplice, accedendo a tanti, diciamo, banche dati collegati, semplicemente mettendo una parola o qualcosa che interessa, si può avere incontri, atti amministrativi, eccetera, tutto quello che riguarda l'argomento che si vuole approfondire. Questo per chi, diciamo, sia per giornalisti che vogliono ovviamente dare qualcosa all'opinione pubblica, sia per chi, cittadino, semplicemente vuole informarsi su quello che avviene, ma anche devo dire che questo non lo facciamo perché ha avuto un grande successo, nel senso grande assenso da parte dei decisori pubblici questa agenda, l'utilizzo di questa agenda. Tant'è vero che adesso abbiamo pubblicato anche sul Piano, diciamo, c'è una statistica che dice praticamente che parla di 2.100 soggetti registrati, di cui ovviamente la grossa parte, 1.400, sono imprese o comunque, diciamo, associazioni imprese, e 400 sono consulenti che ovviamente rappresentano interessi particolari e studi legali. Quindi una grossa partecipazione, una grossa utilizzazione di queste agende. Quindi grande successo da parte dei decisori, sono resi conto che questo è uno strumento che può essere utile per far vedere ciò che si fa in maniera. E comincia a entrare nella cultura organizzativa del vostro ministero. Questa è la cosa importante, cioè diventa cultura dell'integrità, cioè non è semplicemente un adempimento, ma comincia a diventare far parte della cultura. Ecco, questo è un po' il passaggio fondamentale che vorremmo anche noi introdurre. Questo ci ha incoraggiato, diciamo, a Esatto. potenziare ancora di più questo strumento. Grazie, dottor Vecchio. Purtroppo i Grazie. tempi ci impongono perché ovviamente sarebbe molto interessante parlarne ancora. Passo la parola alla dottoressa Truia, perché per un intervento a cui teniamo molto, dove io imparerò tantissime cose, lo premetto, e si parla di competenze digitali e di come rafforzare quella parte che abbiamo visto quanto è importante. In tutti gli interventi, dottoressa Truia, se lei ha fatto caso, c'è sempre quell'elemento. Ma come si possono utilizzare poi queste informazioni? Che competenze hanno i cittadini, soprattutto, per utilizzare, per partecipare, sia in chiave di accountability, ma anche in chiave strettamente di partecipazione, e come siamo messi, soprattutto? Le passo la parola. Grazie mille.
Grazie. Sì, infatti è molto interessante guardare dal punto di vista del cittadino come può diventare protagonista di questo dialogo. Quando parliamo di competenze digitali che sono funzionali ad una partecipazione e quindi a realizzare l'open government, facciamo riferimento al concetto di competenze digitali che è declinato nella raccomandazione europea, in cui le competenze digitali sono inserite insieme ad altre sette competenze specifiche come le basi che consentono a tutti i cittadini di ogni età, quindi non soltanto ai cittadini che sono ancora, ai nuovi cittadini che ancora sono a scuola o che sono nei percorsi di formazione universitaria, ma a tutti i cittadini di ogni età di essere inclusi, di poter partecipare, di poter esprimere se stessi, tant'è che sono le competenze chiave per l'aggiornamento e la formazione permanente. Partendo da questo tipo di descrizione, è stato poi necessario a livello europeo riuscire a zoomare con maggior dettaglio sulla natura delle competenze digitali e per questo è stato definito dal Centro Comune di Ricerca Europeo un modello di riferimento che è il DigComp, che adesso abbiamo nella versione 2.2, che va a descrivere la competenza digitale declinandola in 5 aree e 21 competenze specifiche. In questo intervento l'idea è stata quella di cercare di leggere il DigComp per individuare le competenze appunto DigComp che sono funzionali e che, o comunque sono più vicine a garantire la trasparenza, la partecipazione, la collaborazione proprio nell'ottica dell'open government. Facciamo una necessaria premessa. Noi siamo arrivati alla versione del DigComp 2.2 perché abbiamo avuto nel 2013 la prima release di questo framework e successivamente, naturalmente, per tenersi al passo con l'evoluzione tecnologica, è stato necessario fare degli aggiornamenti che facessero riferimento anche a nuove conoscenze, abilità, attitudini necessarie a gestire in maniera critica, in maniera competente, nuove tecnologie. L'aggiornamento del 2.2 è focalizzato proprio su allargare il framework a considerare l'intelligenza artificiale, proprio perché tutti i cittadini dovranno imparare ad interloquire con l'intelligenza artificiale, ad interagire con l'intelligenza artificiale e a farlo in maniera da mantenere uno spirito critico e quindi riuscire a cogliere eventuali bias o eventuali errori che potrebbe portare l'addestramento di questa intelligenza artificiale. Io parlo di addestramento, parlo di bias, ma per farci capire quanto andiamo veloce nell'evoluzione tecnologica, nel DigComp 2.2 si parla di intelligenza artificiale, ma non si parla di intelligenza artificiale generativa, che è esplosa veramente nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, parliamo di diffusione a livello di cittadini. E questo aggiornamento del framework è adesso disponibile in italiano sul sito di Repubblica Digitale, un sito a cui farò riferimento perché è stato adesso implementato con una sezione pensata proprio ai cittadini, in cui i cittadini possono trovare vari strumenti che consentono loro di monitorare il livello di padronanza digitale e consentono loro anche di avvicinarsi a delle attività di formazione in chiaro attraverso dei video che sono stati realizzati sempre in linea col DigComp 2.1-2.2 dai membri della coalizione per le competenze digitali.
Quando parliamo appunto di che cosa deve fare un cittadino e pensiamo alla trasparenza, ecco degli esempi d'uso. Il cittadino utilizza le competenze di navigazione e valutazione per accedere ai bilanci pubblici online e analizzare la spesa governativa, promuovendo responsabilità e trasparenza. Oppure possiamo pensare alla collaborazione. Quindi un'associazione di cittadini che collabora con enti locali tramite una piattaforma digitale per sviluppare soluzioni condivise per la gestione dei rifiuti urbani. Oppure possiamo parlare di partecipazione, quando il cittadino utilizza delle piattaforme per partecipare a delle consultazioni pubbliche su varie tematiche. Anche OpenGov è stato oggetto di consultazione. Quindi, in questo quadro DigCOMP, quali competenze possiamo individuare? Se pensiamo alla trasparenza, abbiamo una competenza che è denominata navigare, ricercare, filtrare dati, informazioni e contenuti digitali, che certamente deve essere pensata per sostenere una partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché abbiamo bisogno di cittadini digitali in grado di trovare e accedere all'informazione e quindi naturalmente di accedere ai dati governativi, ai rapporti, alle risorse online. Naturalmente non basta solo ricercare, è necessario anche saper valutare dati, informazioni e contenuti. E quindi la competenza digitale, che in DigCOMP non è competenza informatica, è naturalmente molto altro, perché non si limita all'abilità nell'utilizzare dispositivi o applicativi, ma fa riferimento, come in questo caso, alla capacità, alla competenza di analizzare criticamente dati, informazioni e contenuti digitali, proprio per distinguere tra informazioni affidabili e fuorvianti. Questo perché, e non solo per il governo aperto, perché uno dei temi nuovi che è stato introdotto nel DigCOMP 2.2, perché è un tema di grande interesse, è anche la lotta, il contrasto alla disinformazione su larga scala. Quando prima facevo riferimento al fatto che è stato aggiornato il DigCOMP con l'intelligenza artificiale, queste necessità di inserire l'intelligenza artificiale, di parlare di disinformazione su larga scala, sono strettamente collegate all'azione, al piano per l'innovazione digitale della formazione europea. E quindi ci sono dei temi, abbiamo detto l'intelligenza artificiale, ma anche il tema della disinformazione è sentito come importantissimo, che devono essere indagati da cittadini che hanno però un corredo di competenze adeguato. Perché? Perché, per esempio, il tema della disinformazione va a ledere proprio la struttura democratica, quindi si rompe il patto di fiducia tra il cittadino e il decisore politico, tra il cittadino e il mondo scientifico, per cui la competenza digitale serve proprio a renderci tutti più consapevoli e critici. Altra competenza è quella del saper collaborare attraverso le tecnologie digitali. Infatti, i cittadini devono essere in grado di saper lavorare utilizzando ambienti e strumenti digitali per sviluppare soluzioni condivise a problemi pubblici. Qui si fa un passo in avanti, quindi non è soltanto il cittadino utente di servizi, ma il cittadino non è soltanto il cittadino che si informa, che ha un ruolo di monitoraggio, ma anche il cittadino che diventa partner, partner dei decisori politici, perché propone soluzioni innovative. E questa competenza naturalmente va abbinata a competenze che non sono digitali, e che peraltro sono anche esse declinate
nella raccomandazione europea con la quale ho aperto questa breve presentazione, quindi le competenze personali, sociali di imparare e di imparare, che sono considerate molto importanti perché adesso ho necessità di avere delle competenze digitali, ma anche delle competenze che mi servono a vedere il digitale come un'opportunità di confronto. Se il digitale non apre ulteriori scenari per collaborare, ecco, è abbastanza limitativo come contributo che può apportare a migliorare la comunità. E quindi la gestione, la capacità di collaborare attraverso le tecnologie digitali per gestire progetti collaborativi, ma anche competenze legate allo sviluppo di contenuti digitali, quindi la capacità di creare documenti, presentazioni, ma quando si parla di contenuti, adesso si fa riferimento anche alla programmazione. Sembra molto strano, che, si pensi ad un cittadino che deve saper programmare, come se la programmazione fosse, ambito e competenza solo degli addetti ai lavori, ma è indispensabile perché, attraverso la programmazione e queste conoscenze almeno di base, i cittadini possono essere aiutati, anche a sviluppare e migliorare gli strumenti digitali per la partecipazione civica e la trasparenza. Mi spiego meglio, noi dobbiamo, come nuovi cittadini digitali, capire come funziona il digitale, altrimenti il digitale, ancor più con l'avvento dell'intelligenza artificiale, potrà essere considerato una sorta di mezzo magico. Non deve essere un mezzo magico, deve essere qualcosa che io posso personalizzare, posso utilizzare, capisco come funziona e quindi posso partecipare in maniera più consapevole e diretta. Prima facevamo riferimento appunto alla partecipazione nei casi d'uso. Ecco che troviamo una competenza in DigCom che è quella di interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali e quindi la necessità di formare i cittadini ad utilizzare strumenti per partecipare a discussioni pubbliche e consultazioni, proprio perché si vuole facilitare il coinvolgimento civico online. Noi abbiamo un portale del governo italiano dedicato ai processi di consultazione e partecipazione pubblica, tuttavia, se guardiamo i numeri della partecipazione ci rendiamo conto che è una partecipazione molto limitata e che molto spesso mi è capitato di supportare percorsi di formazione per i punti di facilitazione digitale. Molto spesso i cittadini non conoscono nemmeno questo tipo di servizi. Quindi, da una parte, bisogna adeguare la loro competenza digitale a poter interagire, perché per accedere devono accedere attraverso SPID, devono riuscire a muoversi nell'ambiente, nella piattaforma, anche se è una piattaforma molto semplice. Però d'altra parte devono anche conoscere il servizio, conoscere la possibilità, proprio perché spesso si pensa che il digitale sia soltanto il saper utilizzare lo strumento, il tool, sapersi connettere e si perde questa parte, ecco, più attiva, più consapevole, della partecipazione. E naturalmente noi sappiamo che il tema della partecipazione è un tema che non riguarda solo l'Italia. Per esempio, sarebbe opportuno informare i cittadini che esiste il diritto di iniziativa dei cittadini europei. Qui ho proposto uno screenshot del Dipartimento per gli Affari Europei in cui possono
recuperare delle informazioni chiave per poter comprendere come funziona questo diritto di iniziativa e come si può partecipare, promuovere a una consultazione che potrà appunto essere la molla, la leva per modificare delle politiche non solo a livello nazionale, ma in questo caso a livello europeo. All'interno del DIGCOMP abbiamo peraltro una competenza specifica che inquadra il concetto di cittadinanza ed è questa: esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali. E quindi è l'abilità di utilizzare servizi digitali pubblici e privati per partecipare attivamente alla vita civica. E naturalmente questa capacità è quella di saper trovare e utilizzare anche occasioni per il self-empowerment e per esercitare, quindi per partecipare, quindi quelle piattaforme di cui abbiamo parlato prima. Ritengo che in realtà il nostro paese stia facendo molto per spingere i cittadini ad essere cittadini digitali. Partendo dalla scuola, nella scuola noi abbiamo adesso l'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica. In questo insegnamento obbligatorio sono presenti tre nuclei tematici. Un nucleo tematico è proprio quello dedicato alla cittadinanza digitale, per cui gli studenti sono guidati a acquisire nel primo, secondo ciclo, ma in realtà adesso si parla anche di scuola dell'infanzia, delle competenze digitali che, se si va a vedere la descrizione degli obiettivi formativi, sono in linea con le aree e le competenze del DIGCOMP. Per cui c'è già un'azione che dal basso, ma non dal basso perché è spontanea, ma perché prende la fascia più giovane della popolazione, aiuta il cittadino ad acquisire questa competenza che non può essere inventata, non può essere creata nel giro di poco. È necessario che la scuola, e come sta facendo anche adesso con una formazione massiva sulla transizione digitale che coinvolge tutto il personale docente, guardi a dei riferimenti comuni e quindi al DIGCOMP per accrescere la competenza dei nuovi cittadini digitali. Dottoressa Troia, giusto un secondo per salutare il professor Martone che ci deve lasciare, lo ringrazio moltissimo, ci avremo sicuramente occasione di rivederci, ritrovarci e ripasso la palla alla dottoressa Troia, poi se ci sono questioni col professor Martone le riferirò io direttamente. Grazie, grazie, buona giornata. Arrivederci, grazie mille, scusate se vado via. Prego, prego. Per Prego, quanto dottoressa. riguarda, grazie, per quanto riguarda la partecipazione, nel DIGCOMP, nella versione 2.2, l'aggiornamento ha riguardato solo una dimensione della matrice del DIGCOMP. Il DIGCOMP ha 5 dimensioni, è stato aggiornato alla 2.2 solo. È stata aggiornata solo la sezione legata agli esempi di conoscenze, abilità e attitudini. Quindi io ne ho selezionati alcuni di questi esempi proprio in riferimento alla competenza dell'esercizio della cittadinanza attraverso gli strumenti digitali che secondo me possono farci comprendere l'orizzonte non solo verso il quale dobbiamo muoverci adesso, ma anche del prossimo futuro. Allora, naturalmente, in termini di conoscenze, i cittadini devono sapere che esistono delle piattaforme online per la società civile che offrono ai cittadini l'opportunità di partecipare a queste azioni finalizzate a innovazioni a livello locale, globale, per raggiungere vari obiettivi. Quindi è una conoscenza che devono acquisire. Per quanto riguarda le conoscenze, sempre. Il riferimento che ci viene proposto, perché questi esempi sono stati formulati da gruppi di esperti a livello europeo, poi questi esempi sono stati portati a
ad una consultazione e quindi sono stati poi selezionati e adesso fanno parte del testo del DigiComp 2.2. Quindi un'altra conoscenza del cittadino è il diritto di non essere soggetti a processi decisionali completamente automatizzati, proprio perché l'intelligenza artificiale ormai è diventata un interlocutore in molti servizi. E questo però spesso potrebbe portare all'affermarsi di pregiudizi se il sistema ha degli errori o, come è più probabile, dei pregiudizi. Dottoressa, facciamo un ultimo e poi dopo la devo lasciare. E per quanto riguarda invece sempre l'intelligenza artificiale, sapere che l'intelligenza artificiale non è buona né cattiva. Io quindi passerei adesso a farvi vedere, eccolo qui, sempre il portale di Repubblica Digitale. Quindi in questa sezione, che ritengo molto importante, è proprio strumentale sostenere le competenze dei cittadini, abbiamo questa sezione che è tutta in chiaro, che consente, di, fare un test di autovalutazione. Questo test di autovalutazione è allineato al DigiComp, consente con 21 domande di avere un feedback in tempo reale sul livello di padronanza delle 5 del DigiComp e poi abbiamo, ecco, una serie di risorse, ce n'è proprio una, esercitare la partecipazione civica online e sono delle risorse in chiaro. Alcune di queste realizzate proprio dal Formez o da altri componenti della coalizione per le competenze digitali che a mio avviso riescono a sostenere l'incremento del livello di padronanza delle competenze dei cittadini. Ed ecco, questo è la struttura del percorso di autovalutazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, dottoressa. Tra le tante cose interessanti che ha citato, la centralità della codificazione delle competenze. Cioè, per quanto riguarda le competenze digitali, noi abbiamo proprio un set, un profilo di competenze abbastanza chiaro. Vorremmo arrivare a fare qualcosa del genere pure per le competenze del governo aperto, perché se abbiamo questo profilo così esaustivo, così anche complesso, e beh, possiamo costruire dei programmi di formazione veramente qualificanti, anche certificabili, volendo, insomma. E, soprattutto per la dirigenza pubblica, no, Valentina? Questo, la dottoressa Donini ci viene un po' a raccontare quello che fa la SNA, la Scuola Nazionale, per i dirigenti pubblici, proprio nell'ottica di formarli, di trasferire competenze per il governo aperto, quindi formarli a uno stile di amministrazione. Parlavamo prima, sarebbe molto interessante, attraverso appunto questo un profilo di competenze, costruire dei percorsi formativi. Prego, Valentina, grazie. Grazie, grazie mille Massimo. Allora, innanzitutto sarò breve e diciamo che il mio intervento ci porta in una dimensione un po' diversa rispetto a quello che abbiamo sentito finora, perché non parliamo di qualcosa che c'è, ma di qualcosa che ci sarà forse o che ci dovrebbe essere. Ora, non è il caso di spiegare qui che cos'è l'Open Gov perché siamo tutti abbastanza dentro alla questione, però sappiamo che si basa su dei principi, che sono i principi della digitalizzazione, trasparenza, partecipazione, accountability e integrità. Ma questo è facile perché lo sappiamo, basta studiare cosa ci dicono questi principi, ma rischiano di restare parole vuote. Spesso restano parole vuote, soprattutto ecco, stiamo parlando di dirigenza, ma io vorrei parlare di pubblica amministrazione in generale, perché poi la pubblica amministrazione non la fanno solo i dirigenti, ma la fanno tutte le persone che lavorano nella pubblica amministrazione. Quindi vorrei soffermarmi sul fatto che il governo aperto sono dei principi che devono però essere tradotti nella realtà, considerandoli come un metodo, una cultura e uno stile, un metodo di governance, un metodo di lavoro, un metodo
che soprattutto oggi, quando parliamo del particolare momento storico di attuazione del PNRR, ingenti risorse, sappiamo benissimo come un principio di trasparenza, accountability e integrità è fondamentale, proprio per non arrivare a quella dicotomia, a te Massimo, abbastanza cara, so che ne parliamo spesso, tra risultato e integrità, tra necessità di correre a ottenere il risultato a discapito poi di un processo integro, e di esempi purtroppo ne abbiamo anche troppi da fare. E al tempo stesso il governo ha aperto una cultura intesa come una cultura di leadership, però io ci tengo a sottolineare che non è solo la leadership a dover essere pervasa di questa cultura, perché alla fine sono tutti i dipendenti a dover conoscere la cultura del governo aperto e praticarla, così come è uno stile relazionale. Quindi sicuramente è importantissimo per la dirigenza, importantissimo per chi detiene il potere, ma uno stile che sarebbe bello fosse praticato a tutti i livelli. E a tipo, in modo di battuta, dico il governo aperto serve anche nelle riunioni di condominio, sicuramente sì, e serve anche in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni, che sia un ministero, che sia l'AMA che non risponde alle nostre lettere, che sia la scuola dei nostri figli. Eppure ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi perché di governo aperto se ne parla fin troppo poco. Ora noi siamo in un ambiente di addetti ai lavori e quindi magari ci si può sembrare strano, però se andiamo a leggere il modello di competenze per la dirigenza pubblica, vediamo che ci sono tante qualità, tante competenze necessarie, però anche fondamentali. Nessuna di queste possiamo dire che non sia necessaria. Però ne manca qualcuna e io direi che manca ad esempio la parola integrità, così come manca la parola governo aperto, se lo vogliamo intendere proprio come stile, come principio, come cultura. Quindi manca. E che cosa possiamo fare per dare una risposta, per colmare questo vuoto? Allora, partiamo da questi, dai tre principi che forse possiamo declinare concretamente. Trasparenza. Trasparenza sappiamo tutti quanto è importante. Sappiamo tutti che la trasparenza è importante come fine a sé, ma è anche uno strumento per l'anticorruzione, quindi uno strumento per l'integrità ed è uno strumento per l'accountability. Soffermandoci su questi tre pilastri del governo aperto, perché non sono tradotti immediatamente in metodo, cultura e stile? Facciamo un esempio della trasparenza, ma in realtà se ne è parlato anche nell'intervento precedente del professor Martone, la pubblicazione del dato aperto, il formato aperto. Sappiamo benissimo che non avviene. Certo, abbiamo visto un miglioramento per il report e questo è interessante. E vi faccio un esempio, scusatemi se forse è un po' a terra terra. Quest'estate al mare vedo questo cartello, limite acque sicure, e lo vedo scritto in quattro lingue. Quindi capisco che l'obbligo adempimentale di informarmi che da quel cartello in poi l'acqua è profonda e il rischio di affogare è stato correttamente adempiuto. Quindi siamo tutti contenti. Se qualcuno ha affogato oltre quel palo, problema suo perché era stato avvisato. Però vado a vedere il retro di quel palo ed è un asse di un pezzo di ferro arrugginito con dei chiodi sporgenti che possono essere potenzialmente pericolosi. Sono pericolosi per un bambino magari incosciente che si trova a nuotare vicino al palo. Ecco, questa è la trasparenza quando è una trasparenza invisibile, una trasparenza formale, puramente adempimentale. Ed è la trasparenza che spesso viene praticata negli uffici. Adempio all'obbligo di pubblicare il dato, non mi importa nulla che questo dato poi non sia accessibile. Andate a vedere i codici di comportamento, andate a vedere i documenti che escono dagli uffici dei ministeri, ci sono sicuramente ministeri e amministrazioni molto virtuose che pubblicano in formato accessibile, ci sono ministeri che pubblicano scansioni, ancora lo fanno, e ognuno può guardare anche in casa propria e scoprire cose effettivamente inquietanti per il 2024, nonostante precisi obblighi di legge. Quindi questa è una trasparenza che non funziona, è una trasparenza che non è la trasparenza open gov, è una trasparenza sulla quale ci si può far male, perché io ringrazio i gestori della spiaggia che mi proteggono dal rischio di affogamento, ma non li ringrazio per il fatto che si possa battere la testa contro un chiodo arrugginito e sembra che non ci sia una soluzione alternativa, quando in realtà di soluzioni alternative ce ne sono tantissime. Stessa cosa per l'accountability. Che cosa vuol dire accountability? Termine assolutamente intraducibile in italiano, nonostante derivi dal latino, ma che per vari giri è passato dal low French all'inglese e in Italia ci arriva direttamente col termine inglese, anche l'Accademia della Crusca ci dice che ce lo dobbiamo tenere. Dovere di rispondere, diritto di fare domande, conseguenze, subire le conseguenze nel caso in cui alla risposta non ci sia stata alla domanda non ci sia stata la risposta o questa risposta non sia soddisfacente.
Diritto di fare domande, dovere di rispondere sono ancora pratiche molto lontane all'interno delle pubbliche amministrazioni che rendono difficile una vera accountability. Ricordandoci che chi è che deve essere accountable in un'amministrazione non è un qualcosa di astratto, è qualcosa di molto concreto, cioè tutte le persone che lavorano dentro un'amministrazione rendono l'amministrazione accountable. Ma a differenza dell'integrità, il punto di vista, il fattore abilitante, la accountability, è un fattore esterno, è l'occhio di chi guarda, della società civile, ad esempio, lo sguardo esterno che monitora e costringe l'amministrazione a comportarsi bene. Diverso è il caso invece dell'integrità, ultimo principio del governo aperto, perché qui la fonte abilitante, il fattore abilitante è interna. Aver interiorizzato certi comportamenti, certe regole, la grammatica dell'integrità e comportarsi quindi di conseguenza. Sapere che si sceglie la strada giusta, la strada corretta, perché si aderisce a quell'insieme di valori, principi, che poi l'OCSE ci definisce come quell'insieme di principi che servono per dare priorità e sostenere l'interesse pubblico rispetto a quello privato. Ma rispetto all'accountability, lo sguardo esterno, nel caso dell'integrità, lo sguardo interno. Ecco, declinare questi tre principi nelle amministrazioni servirebbe per produrre questa cultura, questa conoscenza del governo aperto. Sicuramente molto positiva è la notizia che la SNA, tenendo fede al proprio impegno trasformativo, per entrare nel forum per il governo aperto, inserirà una formazione specifica sul governo aperto per la formazione del corso concorso per i dirigenti. Così come è positivo che questa formazione c'è sempre in più corsi, in varie materie, in vari ambiti. Diciamo che queste competenze per il governo aperto, competenze per l'integrità, sono fondamentali anche per un altro motivo, perché ci consentono di decodificare, capire, comprendere il dilemma etico, e il dilemma etico si presenta nella vita professionale di tutti i dipendenti pubblici, e a quel punto bisogna essere attrezzati con una cassetta degli attrezzi, di strumenti, di competenze, di soft skill che però abbiamo visto che mancano in quell'elenco delle competenze per il dirigente. Quindi queste competenze vanno promosse, sviluppate sempre di più. C'è da dire un'ultima cosa: queste competenze servono in particolare di fronte ai casi gravi di conflitto di interesse. Dico gravi perché spesso non vengono intercettati, conosciuti, capiti, individuati, e quindi se io non intercetto un fenomeno come conflitto di interessi non sarò nemmeno in grado di gestirlo correttamente. E ci tengo a sottolineare come il conflitto di interessi sia oggi alla base anche di tutta una serie di scandali che, insomma, basta leggere i giornali per vederli. E qual è la soluzione? Evitare di avere conflitti di interessi, quindi andare su un'isola deserta e non stare più in relazione con le altre persone? Sicuramente no, non è questa la soluzione, ma è chiaro che il conflitto di interessi nasce e si sviluppa dalle relazioni, relazioni che si sviluppano con parenti, amici, colleghi di lavoro, persone con le quali c'è un rapporto di soggezione economica, finanziaria, rapporti politici e via dicendo, rapporti di amicizia. Quindi nessuno chiede al dipendente pubblico, al dirigente, di non avere relazioni. Queste relazioni però vanno gestite bene, vanno gestite quindi correttamente, essendo in grado, avendo le competenze per decodificare il dilemma etico. E chiudo quindi con una battuta: nessuno chiede, anzi, citazione, sebbene il poeta ci dica che ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto anche da numerosi raggi di sole che ci possono anche far soffrire nella vita lavorativa, in realtà non siamo fatti per essere soli nella vita lavorativa, ma siamo fatti per avere delle relazioni. E questo lo dice John Donne: nessun uomo è un'isola. Certo, non pensava alla dirigenza pubblica italiana, ma esiste un modo per gestire queste relazioni, e sicuramente gli strumenti del governo aperto possono essere utili per bonificare questo terreno a volte insano da tentazioni, da queste situazioni che possono poi portare al tradimento del patto che lega amministratori, amministrati, cittadini e politici. Appunto, questo patto di fiducia è importantissimo, che essenzialmente si traduce in un'unica frase: perseguimento dell'interesse pubblico. Gli strumenti dell'open government possono servire anche a questo. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a te Valentina, perché questo è un intervento anche, diciamo, di prospettiva, non solo di declinazione delle competenze del governo aperto, cioè di senso, nel senso che ci restituisce anche il senso e il motivo per cui dobbiamo investire in questo tipo di iniziative. Diciamo, prima di chiudere, volevo chiedere alla dottoressa Troia se se la sente di rispondere a una domanda che è pervenuta nella chat, che
Qui si dice, non della dottoressa Ferraiuolo, in cui si dice non sarebbe opportuno effettuare campagne di sensibilizzazione, magari attraverso pubblicità che arrivino direttamente ai cittadini. Mi sembra che gli stati generali dell'innovazione siano Sì, allora, anche come stati questo, non solo questo, ma anche questo. generali dell'innovazione noi facciamo attività di divulgazione. Per esempio, nell'ambito delle All Digital Weeks, che è un evento organizzato da All Digital, che è una struttura che è a base a Bruxelles, che si occupa proprio di competenze digitali con associati in tutta Europa, abbiamo come Stati Generali dell'Innovazione promosso una serie di incontri online proprio in questi giorni, uno dei quali era legato alle competenze dei caregiver, cioè le competenze digitali di chi supporta dei malati e legate proprio alla consultazione del fascicolo sanitario, consultazione di altre documentazioni, quindi una per tante. Abbiamo parlato del DigComp, delle competenze digitali per i cittadini, quindi è un'attività che facciamo. Naturalmente, e questo non solo come Stati Generali dell'Innovazione, ritengo che si debba valorizzare tutto quello che si sta facendo, quindi parlare nei punti di facilitazione digitale di questi temi sarebbe di grande aiuto. Perché? Perché si deve far entrare questa cultura, quindi non serve soltanto saper accendere il computer o utilizzare lo smartphone per condividere una fotografia. Serve capire il potenziale, di tutti questi strumenti per il benessere collettivo. Grazie, dottoressa Tolia. Allora, io per chiudere passerei la parola alla dottoressa Bellotti dicendo semplicemente che, come avete visto, sono tutte operazioni molto concrete. Quello che vi abbiamo voluto presentare sono piattaforme, iniziative, cose molto concrete, perché le competenze del governo aperto, se uno ascolta questa locuzione, potrebbero sembrare cose un po' astratte. Invece il nostro obiettivo, no, Sabina, è proprio cercare di mettere a terra un po' queste cose dentro un framework che ci permette soprattutto di diffonderle, perché poi il nostro obiettivo è quello, di rendere appunto cultura di governo aperto. Certo, grazie Massimo. Sì, effettivamente questo è un elemento molto importante. Ormai da tempo parliamo di diffusione della cultura del governo aperto, che come ha rappresentato Valentina Donini poco fa, è fatta di principi, di valori, di metodi, di modo di operare. Non siamo all'inizio, non è il giorno uno, per fortuna, è dal 2011 che l'Italia cerca all'interno della partnership mondiale per il governo aperto, di attuare questi principi, e credo che ci possa essere riconosciuto che sono stati fatti diversi passi avanti importanti, perché se oggi disponiamo di un hub nazionale della partecipazione, se oggi disponiamo di un forum per il governo aperto e paritario fra società civile e amministrazioni pubbliche, se abbiamo progetti della portata della definizione di linee guida nazionali per la partecipazione condivise dal vertice politico pro tempore del Dipartimento della Funzione Pubblica, piuttosto che di introduzione di agende aperte dei vertici, si è parlato anche di questo oggi. Se c'è molta consapevolezza e molte iniziative per ricordare quello che diceva la dottoressa Troia, dal punto di vista dell'impegno complessivo delle amministrazioni italiane nella diffusione delle competenze per la digitalizzazione, per la trasformazione digitale, e lo stiamo facendo sia lato pubblica amministrazione all'interno, per esempio con l'iniziativa Syllabus sulle competenze, ma lo stanno facendo anche altri attori come il Dipartimento della Transizione Digitale attraverso Repubblica Digitale, e c'è il contributo attivo di organizzazioni della società civile come Stati Generali Innovazione. Sono state ricordate adesso le settimane, non la settimana dell'amministrazione aperta, ma le settimane, le Digital Weeks, quindi, che sono partite non a caso da Bruxelles,
quindi con un coordinamento anche di livello europeo. Cioè, questo vuol dire che siamo su una strada di attuazione del governo aperto. L'elemento che è stato ricordato, importante, della formazione, dell'azione formativa che svolge la Scuola Nazionale per l'Amministrazione, la SNA, in collaborazione col Dipartimento della Funzione Pubblica, è un passaggio che io ritengo epocale, perché se è vero, come diceva la dottoressa Donini, che siamo tutti PA, non solo la dirigenza, e anzi, siamo consapevoli di che ruolo importante hanno tutti dentro il settore pubblico, ma è anche vero che per il governo aperto serve una leadership impegnata, serve una leadership di riformatori. Questo è il messaggio che la nuova strategia di OGP a livello mondiale ha voluto dare e per questo abbiamo questa importante focalizzazione su un passaggio fondamentale, perché, come vi ha fatto vedere la dottoressa Donini, nell'elenco delle diverse competenze che un dirigente nel corso concorso, quindi nella sua fase preparatoria, importante, diciamo, deve acquisire, mancano alcuni elementi chiave. Però io volevo anche, come dire, essere da questo punto di vista ottimista. Credo che il passaggio generazionale che avviene, che deve avvenire, è molto importante dentro la pubblica amministrazione, con l'innesto della nuova dirigenza che porta dentro anche un punto di vista diverso, se non altro per età, perché non ci dimentichiamo, Valentina, che il settore pubblico è molto, molto, molto invecchiato, che abbiamo avuto un lungo periodo di tempo in cui non ci sono stati concorsi. Quindi è doppiamente strategico oggi occuparci della formazione della dirigenza, perché significa veramente portare competenze nuove, ma nuove anche dal punto di vista di competenze già acquisite da questa generazione, per esempio sotto il profilo della digitalizzazione. E devo dire che ci sono esempi concreti in amministrazione pubblica di livello nazionale e di livello regionale e di livello locale che dimostrano, Valentina, che i principi e l'ispirazione che portano i principi del governo aperto nel settore pubblico sono fortemente presenti. Abbiamo delle regioni che declinano il tema della trasformazione digitale inclusiva in maniera molto significativa. Abbiamo delle regioni che declinano in modo molto significativo il tema della partecipazione pubblica. Abbiamo anche regioni concentrate molto sul tema della trasparenza e dell'integrità. Quindi, come sempre in Italia, questa è una caratteristica storica, direi, del settore pubblico italiano, dobbiamo mettere al fattor comune le competenze, le esperienze di successo, le buone pratiche e avanzare insieme per avere un impatto significativo complessivo. Direi che aver raggiunto un centinaio di organizzazioni che fra PA e società civile, con molta presenza della società civile, compongono oggi la community per il governo aperto italiana, è veramente un ottimo presupposto per riuscire a fare questi passi in avanti. Ringrazio tutti i relatori, fra di voi ci sono anche appunto appartenenti al nostro forum, che quindi hanno la doppia responsabilità non solo di agire secondo la loro missione, la missione della loro organizzazione, ma anche quella di farsi portavoce condiviso con la PA, se parliamo della società civile, e con la società civile se parliamo della PA, per veramente continuare a fare campagna insieme e a trasformazione culturale sui principi del governo aperto. Grazie a tutti. Posso chiudere questo quarto evento, webinar, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in questi giorni, durante la settimana dell'amministrazione aperta, con la soddisfazione di una grande e qualificata partecipazione. Abbiamo avuto oltre 400 partecipanti, abbiamo toccato temi che riteniamo tutti molto importanti per il futuro del governo aperto in Italia. Vi invitiamo a seguire ancora altri eventi che sono in corso oggi nel pomeriggio, anche nella giornata di domani, per farvi tutti voi portavoce di queste istanze che condividiamo. Ringrazio Massimo Di Rienzo, nostro esperto sull'area della competenza, e che lavora nella Task Force per il governo aperto al mio fianco assieme ad altri, e Valentina Donini come portavoce anche del forum. Grazie a tutti, buon pomeriggio e scusate per il ritardo, ma sono state dette cose molto interessanti e ne valeva la pena. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie. Presto.